siamo con Fabrizio Dini che ci parlerà di questa moto guidata da Steve Holcomb. Ciao Fabrizio. Ciao a tutti. Tra le novità inedite di questi assoluti d'Italia, per la prima volta la Beta RR 390 Factory che vedremo in azione. Allora, diciamo che questo, diciamo, dall'anno passato a quest'anno c'è stata la cosa grossa, è stato comunque il cambio di cilindrata, che chiaramente diciamo c'è stato perché comunque per adattare, diciamo, lo stile di guida di Steve alle sue esigenze, predilige un po' più di coppia, un po' più di forza a metà. Il 390 si addiceva un po' di più alle sue caratteristiche, diciamo, di guida, perché alla fine non abbiamo stravolto la moto, perché già la moto standard è comunque è abbastanza performante, abbiamo solo un po' adattata un po' piccole cose alle sue esigenze, esatto, quindi soprattutto sulle sospensioni dove abbiamo lavorato un po', e poi comunque a livello di motore diciamo neanche tanto, più che altro un po' la mappa, un po' lavorato un po' sul freno motore, ma piccole cose, e sullo scarico che comunque ha fatto abbastanza differenza. Questo è lo scarico che comunque troviamo aftermarket nostro, che diciamo poi sarà in vendita. Ecco, non è stata la prima apparizione stagionale, perché ha già corso negli Stati Uniti nel GNCC. Esatto, ha corso già negli Stati Uniti. Chiaramente lì il format di gara è completamente diverso da quello che siamo abituati qua in Europa. Però ecco, diciamo che tutto sommato ho fatto delle discrete gare, è stato abbastanza vicino al podio. Poi alla fine ha finito settimo di categoria, però dai, diciamo è stato un buon debutto, ecco. La domanda che hanno tutti gli appassionati è: tra questa moto Factory e una 390 di serie, quali sono le principali differenze? Lui mi ha detto che ha una moto comunque abbastanza facile. Sì. Allora, però quali sono le differenze? Allora, come ho detto, abbastanza facile nell'utilizzo, e questo, diciamo, la facilità è rimasta uguale intatta rispetto al 390 di serie. Quello che abbiamo fatto è che con lo scarico siamo riusciti a dargli un po' più di coppia, che comunque lui praticamente usa terza, quarta e quinta e basta, ecco, in sostanza lui le curva sempre esclusivamente in terza, quindi abbiamo fatto con questo tipo di scarico, siamo riusciti comunque a trovare un po' più questa coppia che comunque serviva un po' di più, e poi l'abbiamo lavorato sulla mappa solamente per avere un po' di freno motore diverso, che lui predilige un po' più di freno motore rispetto alla moto di serie, e poi dopo abbiamo lavorato sulle sospensioni. Le sospensioni chiaramente rispetto alla moto di serie sono un po' più dure, che chiaramente hanno esigenze, i piloti hanno esigenze diverse, quindi però in sostanza la moto è, come potete vedere, al di là di qualche piccolo dettaglio, piastre diverse ricavate dal pieno, della Geco, come pedale del freno, però poi dopo sono tutti materiali che comunque si trovano in commercio e non è niente, ecco, di veramente particolare. Quanto, ecco, diciamo, la cosa fondamentale è che nel nostro team è che cerchiamo di, alla fine, di cucire addosso la moto al pilota, ecco. E riusciamo a farlo con i piccoli dettagli, ecco. Mi hai parlato di questo scarico, io vedo il logo HGS, quindi esatto. Qual è il rapporto tra la casa Beta ed HGS? Cioè come si fa uno sviluppo di uno scarico? Quali sono i passi, gli step? Ma alla fine diciamo che abbiamo questa collaborazione, loro sono il nostro sponsor e quindi riusciamo comunque facciamo noi delle prove internamente, perché chiaramente siamo muniti di banchi prova e quant'altro, poi dopo anche noi gli forniamo delle informazioni, le nostre esigenze, diciamo così, loro fanno le loro prove, noi le incrociamo, facciamo noi le nostre prove al banco, le proviamo poi dopo comunque in pista e cerchiamo comunque di trovare poi il compromesso. Ci stiamo lavorando sia sulle moto da enduro che sulle moto da cross, come sai comunque
siamo abbastanza impegnati anche nel motocross, quindi insomma questo è già il secondo anno e ci porta via abbastanza tempo, però comunque stiamo cercando di lavorare nel meglio modo possibile. Ecco, passando al reparto sospensioni, volevo far vedere, mi ha colto questa ghiera con un particolare che sembra vada a bloccarla, no? Allora, a bloccare, sì, questo è il registro di precarico della molla. Chiaramente questo è fatto da X-Trig, questo che è un prodotto che comunque forniamo, che vendiamo. Questo serve in sostanza a cambiare il precarico della molla in maniera rapida, anziché sulle moto di serie, comunque come su tutte le moto di serie ci sono due ghiere, una ghiera e contro ghiera. Qua, bisogna prendere il martello. E comunque sì, sei sempre lì. Questo è una cosa che serve soprattutto anche in gara per il pilota, anche per noi addetti ai lavori, che quando dobbiamo il pilota, non si lamenta, però comunque vuol fare qualche piccolo cambiamento, lo puoi fare anche in gara, sai già quanti giri, un millimetro di precarico, sai quanti giri puoi fare, quindi anche senza misurarlo, sei molto più rapido anche prima della speciale. Ma mi sembra la moto sta bassa, ok, dagli 10 giri, chiaramente siamo noi che glielo diciamo, perché comunque i piloti hanno altro a cui pensare, però comunque loro si rendono conto del problema che loro hanno, però comunque in questo modo riescono ad essere più rapidi nell'intervento. Questo è un altro prodotto, è un altro pezzo che noi vendiamo, che è questo è un serbatoio aggiuntivo per aumentare la quantità di olio dentro l'ammortizzatore. Questo serve comunque per avere una maggior quantità di olio che tradotto in numeri serve per tenere un po' più bassa la temperatura dell'ammortizzatore, perché chiaramente così facendo hai un po' più olio, lo gestisci meglio, quindi anche la temperatura riusciamo a tenerla un pochino più bassa. Ecco, prima mi parlavi di un rito scaramantico di Steve. È vero che lui vuole la sella usata, adesso qua non c'è. Però... Ma sì, ogni pilota comunque ha il suo, le sue, chiamiamole così, manie. Sì. Quindi sì, semplicemente perché comunque la sella nuova è un pochino più, aggrappa un po' di più, è un po' più aggressiva, quindi è comunque un pochino più dura, quindi preferisce rodarla durante gli allenamenti. E poi dopo arrivare con la sella rodata già pronta. Abbiamo fatto i test lunedì e martedì, quindi ha detto ok, ci ha confermato la sella va bene, però adesso non me la cambiate, quindi chiaramente sì. Ha invertito la posizione dei comandi accensione e spegnimento. Normalmente si tiene l'accensione da questa nella parte destra e lui ha preferito. Dopo che ha corso in America, si è accorto che durante spegnimento, cadute, in questi casi estremi, avere il tasto dell'accensione della parte sinistra lo aiutava a essere in maniera, lo facilita all'avviamento, forse un po' più veloce, ecco. Supporto, questo è il supporto per il suo cardiofrequenzimetro, che si tiene comunque monitorato durante gli allenamenti che durante la gara, per capire poi dopo durante gli allenamenti quanto, che livello di battiti deve arrivare. È prediletto davanti una gomma dura, quindi Metzler da duro, però con una mousse non troppo estrema, quindi non nuova, perché alla fine soprattutto nell'estrema ci sono diversi sassi, è un po' viscido, quindi, e soprattutto al primo giro il terreno è piuttosto strano, un po' scivoloso, quindi lui, visto che è abbastanza molto forte, soprattutto quando il terreno è vergine, quando non ha girato nessuno, punta molto su questa cosa qua e quindi vuole avere subito un feeling immediato
e non vuole, quindi vuole sentire cosa ha sotto le ruote. E mentre sul posteriore ha fatto una scelta diversa, quindi una gomma un pochino più morbida ma con una mousse un po' più dura. Questo mix poi alla fine è dovuto un po' legato alle caratteristiche della moto e alle caratteristiche anche sue di guida. La mousse un po' più, la gomma più morbida per avere un po' più di trazione nelle parti più viscide, però la mousse più dura semplicemente perché comunque nel cross test, dove sarà sicuramente più veloce, per non avere, diciamo, ondeggiamenti strani, comunque in modo tale anche se il tassello, la gomma comunque flette un po' di più, però comunque sostenuto un po' più dalla mousse. Quindi queste sono, diciamo, a grandi linee diciamo le caratteristiche delle scelte che abbiamo fatto, insomma, per la sua moto, ecco. Bene, quindi abbiamo visto la Beta 390. Io, Fabrizio, ti ringrazio per tutti questi dettagli e seguiteci. Ciao Fabrizio. Ciao a tutti.